Alberto Marolda, l'Opinione TV, li facevamo presentare da soli, non come ieri, no? Cioè, vabbè, allora lui è Antonio Pino Candela. No, io sono senza aerei, sì. Magari sto facciamo questo. Ci stiamo rincartando. Ah, io sono senza aerei. E io sono Antonio Bilo Canella. No, perché vi abbiamo visto aggirarvi su questo palco in maniera veramente difficile da capire, no? Non è facile capire una performance del genere, ragazzi. Cosa, noi abbiamo ancora un po' di pubblico che è rimasto, un po' si vede, un po' si sono nascosti, non tutti vogliono essere perfettamente, li abbiamo invitati in prima fila, ma non hanno avuto ancora la voglia di venire. Ma allora, vogliamo spiegare cosa. Prima stavi dicendo, c'è un canovaccio, c'è un qualcosa, improvvisate completamente. Questo io lo dico sempre alla fine di ogni lavoro, perché ogni volta mi capita che le persone poi dopo vengono a dire: ah, bello il testo, ma dove si può. Non c'è testo. Ma almeno avrete un canovaccio. Non c'è canovaccio. Questo è un lavoro che si basa esclusivamente sul lasciare emergere le cose. E ovviamente su una sintonia molto forte che ci sta fra me e Hossein, che fa sì che ogni cosa che fa lui per me è giusta e ogni cosa che faccio io, spero per te sia giusta, credo che più o meno sia giusta. Questo per me ha assunto un valore altro a distanza di 10 anni, perché noi ci siamo interrotti per lavorare per 8-10 anni, poi abbiamo ripreso quest'anno. E il valore aggiunto è questo, che io profondamente credo. Che è uno dei materiali su cui stiamo lavorando in questo spettacolo, è questo, che la possibile evoluzione dell'essere umano non è un'evoluzione individuale, come è stato vagheggiato il mitico superuomo, eccetera, ma è un'evoluzione collettiva, ma vera evoluzione collettiva. Cioè esiste un superuomo che nascerà, ma nascerà dalla fusione degli individui, una fusione totale dove la fiducia diventa proprio qualcosa di superato, dove c'è un. Sì, hai qualche dubbio, hai qualche domanda da porre? No, niente. Non si capisce questo che sta dicendo o sta improvvisando di nuovo, secondo voi? Non lo so. Sta improvvisando. È incredibile, fate i numeri unici. Guarda che te fa, 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 questo è un ritmo, non è che. Guarda che te fa, eccola. Lui è bravissimo. Gli manca la compagnetta Pussy, perché Rabbit e Pussy fanno coppia, capite? Purtroppo Pussy è morta, Satemo, magnata. Quindi praticamente è rimasto solo Rabbit. Che ci famo con Rabbit? Ho detto solo famo anche questo. No, troppo, poi dopo ti viene indigestione. Rabbit, allora, fa dei numeri. Fagli vedere Rabbit come sali su e mangi l'insalata. Fagli vedere come mangi su l'insalata. Ancora più su, che sta ancora. Sta improvvisando. Innanzitutto, complimenti, siete stati davvero bravissimi. E davvero fare uno spettacolo. Se riusciamo a vederti, Vabbè, non no. importa, c'è la Vabbè, voce, basta che c'è la non ti voce, preoccupare, c'è insomma. la voce, c'è la voce. E come veramente fare uno spettacolo, insomma, con comunque pochi oggetti. E vi volevo chiedere, comunque, quanto vi conoscete voi due? Cioè, quanto siete amici? Perché comunque, ecco, come hai detto tu prima, quello che fa lui è giusto e quello che fai tu per lui, secondo te, è giusto. Quindi, quanto. Un minuto. Ma parto, me ne vado subito. Allora, praticamente. No, il discorso è questo, cioè sì, ci conosciamo da tanto, siamo amici, c'è fiducia, c'è anche tanto lavoro dietro, cioè non è che poi ci buttiamo così. Però non è tanto un problema di conoscenza, perché noi da subito abbiamo trovato un'affinità, è un problema di apertura, di disponibilità, di ascolto e di capacità anche di perdersi con qualcuno in un percorso, generando un qualcosa che non è semplicemente la somma di lui più me. Ma è qualcosa, una terza cosa, che è qualcosa che nessuno dei due individualmente riesce a esprimere. Anche quello che vi danno, scusate se ti interrompo, che quello che vi dà il pubblico, perché sei passato in mezzo al pubblico, qualcuno ti ha guardato un attimo perplesso. Sì, certo, ma è chiaro che ogni sera è diversa e ogni sera c'è un pubblico di un certo tipo. Poi senti un'energia, senti la fascinazione, no, cioè tu avverti un po' tutto quello che accade. Avverti come sta il compagno quella sera, come stai tu quella sera, come stanno le parti di te quella sera, perché poi tu non sei una sola cosa, ma sei composto di tante parti. Ed è quindi fondamentalmente è la capacità di aprire tutte queste specie di finestre d'ascolto. Più le apri, e più succedono cose, più
più ne tieni chiuse e più non succede niente. Noi crediamo e speriamo che questa possa essere una forma di teatro del futuro. Nel senso, in realtà già 10 anni fa ci abbiamo pensato. Io ho iniziato a fare questo lavoro anche prima di conoscere Hossein da solo, però è stato grazie a lui che ho avuto il coraggio anche spettacolare, perché prima ho fatto solo degli esperimenti. Però la chiave di tutto era il fatto che è bellissimo. Cioè, è bellissimo. Cioè, è una cosa, io non so se tra di voi, ma sono vicino a loro, è vero, è veramente impressionato nel video. Cioè, è bellissimo, ripeto, non so, tra di voi ci sono delle persone che conosco che sono attori, attrici, ma anche per chi non lo è, entrare nella condizione del vuoto, cioè che tu non sai assolutamente che cosa succederà di lì a un momento, e abbandonarti a questo, abbandonarti a te stesso e abbandonarti a quello che ti può venire da fuori, quindi il tuo compagno, la musica, le luci, è una cosa stupenda. È chiaro che, non vi nascondo, che rende anche molto fragili. Cioè, questa è la contropartita. Cioè, siamo molto fragili. Il motivo per cui 10 anni fa, 8 anni fa, quello che è stato, ci siamo interrotti è per questa fragilità. Perché è una forma d'arte che avrebbe bisogno di una difesa a spada tratta da parte di persone che non siamo noi. Perché noi, per fare questo lavoro, siamo costretti a denudarci completamente. E quindi le perplessità che spesso ci sono, intellettuali, razionali, soprattutto dovute al pubblico occidentale, perché siamo noi, perché abbiamo questa scissione mente-corpo spesso, ci ammazzano, cioè veramente ci fanno male. E tante volte ci aiutiamo, l'altra volta ci siamo sentiti il concerto degli Area, un famoso concerto dove furono fischiati tutto il tempo, e loro dopo intervistati facevano: sì, ma che ci frega, che cazzo ce ne frega, non siamo contenti. Ci guardavamo e dicevamo: sì, è vero. Cioè, nel senso che poi non succede così, grazie a Dio, perché vedi, l'interesse e il calore vostro io lo sento adesso, quindi non è che siamo stati fischiati. Però... però non è facile. Non è facile, ma il fatto che ti abbiano apprezzato, che vi abbiano apprezzato, lo certifica il fatto che sono rimasti qua. Non siete tutti in video, ma posso certificare che sono rimasti tutti qua. Però quindi, posso dire una cosa? Allora, l'ultima volta che noi siamo stati in scena insieme facendo un spettacolo 8 anni fa è stato al Teatro Eliseo. Al Teatro Eliseo abbiamo fatto una performance così, però ovviamente nello spazio del Teatro Liceo, io mi misi a camminare sulle poltrone e mi ricordo che ci stava, chi era il direttore del Teatro Liceo all'epoca? No, vabbè, insomma, che urlava perché io camminavo sulle poltrone del Teatro Liceo, e c'erano due produttori che erano stati convocati per vedere questa cosa qua, che alla fine della cosa, insomma, un spettacolo non è uno spettacolo, a bocca aperta, occhi aperti, venne quello che era all'epoca il nostro agente, che era appunto destinato a finire, perché, e che gli disse: allora che ne pensi? Il responso fu questo: dei geni, ma invendibili. Ma tu applaudi, ma io gli ho pianto all'epoca. Cioè, tu applaudi, però o pianto? Ma li vogliamo incoraggiare. Sì. Ma qui non c'è da incoraggiare, qua ci sarebbe da avere un attimo di lungimiranza. Nel senso, però col tempo, se posso dire, siamo rimasti invendibili. La genialità si è un po' si è persa. Ma io volevo anche dire una cosa molto importante. Cioè, noi la prima volta che abbiamo iniziato a fare questo esperimento folle, lo facemmo proprio al Teatro dei Contrari, che non era qua, dove adesso, non era questo. Sì, lo so, ma infatti quando parlo io vorrei capire che tipo di... C'è scritto, dice, parla os, funziona. Sì, sì, ma guarda, sta finendo. Allora... No, però questo fatto che finisca sempre tutti i tempi. Due parole. No, dicevo che siamo partiti dal Teatro dei Contrari, che stava a Via Taro, ed era Francesca, quella signorina che vedete lì, che praticamente ci aizzò a farlo, e devo dire ci diede tutto quello che ci poteva dare, non avevamo niente, e da lì iniziò l'avventura. E per cui noi, nel momento in cui abbiamo deciso di riprendere delle uscite
in questa città un po' bolsa e un po' triste, abbiamo detto dobbiamo ripartire da dove abbiamo iniziato, dobbiamo ripartire dai contrari. Siamo cambiati, sono passato tanto tempo, però insomma alla fine anche il teatro si è spostato, è arrivato più vicino, è diventato l'ombelico del mondo qui vicino al Colosseo. Però ecco, la cosa bella è che l'energia di questo posto ci ha aiutato. Questa è anche una cosa molto importante, insomma, perché... Questa è una delle difficoltà che troviamo spesso, perché non ci capisco. Cioè, non, per fare un lavoro di questo genere, che è quello che stava sicuramente per dire Hossein, è che c'è bisogno di tante cose insieme. Il posto è determinante. Le persone sono determinanti. Cioè, se tra di voi... 5 persone sono disinteressate o ostili, cambia completamente, cioè diviene proprio un'altra cosa. E spesso non accade magari quello che la fusione che noi avremmo sperato. Cioè è così delicato. Io mi ricordo all'inizio, quando abbiamo iniziato a collaborare con Piera, era un macello, perché lei diceva: ma che state a cercare? Ho trovato il posto. E noi: no, questo non va bene, questo no, sì, questo no. Perché in realtà è fondamentale. Per esempio, dentro questo posto c'è tanto amore, perché lei ama questo posto. E questa è la cosa più importante di tutte. Poi io faccio fatica perché vorrei avere più spazio, eccetera, ma questo è secondario al fatto che qua c'è tanto amore. E questo è proprio un modo di... Sì, che lo stai a sfondare sto teatro, però. Senti, allora, un'altra domanda. Chi ha detto? Un'altra domanda. Aspetta, che vediamo. Facciamo come fanno loro. No, ma poi non viene registrata. No, poi non viene registrata. No, volevo chiedere. No. Sono interessata a questo. Quando c'è qualcuno dei due che comincia a fare una cosa che l'altro non è propriamente pronto a ricevere, no? Quello forse è un momento brutto, no? Io personalmente mi arrendo. Questo, il cambiamento da qui a 8 anni mio, è stato questo. Ti ricordi quando ti dicevo che noi forse ci eravamo separati tanto per motivi anche egoici? E parlavo di me, ovviamente. Era questo. Deve essere abolito. E qui io, a distanza di 8 anni, io ho iniziato a lavorare con Sein. Questo è un aneddoto interessante per come... Cioè, io l'ho sognato. Erano 8 anni che non lavoravamo insieme. Ho sognato improvvisamente, calcolate che manco lo vedevo, cioè nel senso che ogni tanto capitava la telefonata. Ho sognato proprio una performazione, l'ho sognata, e ho sognato il piacere di questa relazione abbandonata, al che poi ho preso il telefono e l'ho chiamato, ho detto: senti, ma che cazzo stiamo a fare? Cioè, a me piacerebbe riprendere in mano questa cosa, è l'unica cosa che a distanza di tempo... E il cambiamento è stato... Ma che non mi interessa assolutamente più niente, non ho più aspirazioni a fare più bello, più brutto, cioè mi propone quello, vado dietro lui. E lui poi altrettanto fa con me quando è. È ovvio che non è che sono tutte rose e fiori, la questione è che questo è come un oracolo, noi andiamo in scena domandandoci che cosa ci dirà qualcos'altro, qualcun altro tramite noi. E quindi quando poi succede, per noi è una grande scoperta, ma se lo sa anche il pubblico, anche per il pubblico è come leggere l'I Ching. Cioè uno potrebbe dirsi: andiamo a vedere che cosa ci dicono stasera su. Perché è proprio così, è oracolare come lavoro. Però questo va capito, perché se no uno lo guarda con una serie di schemi che non aiutano. E quindi grazie. E quindi spero di rivedervi, perché è veramente una cosa che si fa insieme, questa qua, si fa insieme. Antonio Bilo Canella, Hossein, anche tu, Hossein è fuori ma c'è, è qua e ha salutato anche lui. Signori, io, un indegno Alberto Maroldo che oggi non ha fatto un tubo, vi saluta, arrivederci.